Ciao Danine, questa è la mia seconda proposta per il trucco per queste feste che stanno arrivando, praticamente per il Capodanno. E questa volta ho deciso di fare qualcosa ancora più luminoso, ancora più acceso e un po' più luccicante. E niente, ho inserito questi strass, vedete l'applicazione e anche il modo in quale ho deciso di inserirli, che non sono proprio a caso. E niente, spero tantissimo che vi piaccia. E siccome io giro sempre i video durante il giorno, perché si vedono meglio i colori, l'applicazione eccetera, mi sono avvalsa oggi di una lampadina per farvi vedere solo che bel effetto che fa. Adesso non so se viene bene e si vede. Allora, cerco di avvicinare anche l'occhio, così vedrete un attimo. Allora, l'occhio è così, perché altrimenti fa venire la luce gialla. Vedete che è tanto 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 luminoso perché ci sono queste strass in mezzo. Va bene, basta. E faccio vedere meglio proprio l'occhio in sé per sé. Ok, mi sembra una cosa molto interessante, non troppo invadente, però questi strass accendono un po' l'allegria, accendono questo spirito di festa e vi assicuro che questo non è un trucco difficile. Basta all'inizio seguire una linea ben precisa e dopodiché tutto diventa molto molto facile. Spero vivamente che la mia proposta vi piaccia e niente, vi auguro buone feste e un felice Capodanno a tutti. Un bacione, ciao! Allora, come sempre parto applicando una base per l'ombretto, io l'ho fatto già utilizzando oggi la base della Kiko, che è questa qui, e poi comincio ad asciugare la mia palpebra mobile e fissa con un ombretto bianco. Utilizzo sempre un ombretto della Kiko, che è il numero 01, che io, come vi dico sempre nella mia produzione, io quando stavo uscendo dalla produzione ne ho comprato un caretto. E allora sono rimasta veramente con tantissimi ombretti in più, ce ne ho 6 o 7 messi da parte, però lo potete sostituire con un altro ombretto opaco bianco, il numero 167 ad esempio della Kiko, oppure il 127 che è un color avorio sempre della Kiko. Allora, poi una volta fatto questo comincio a lavorare ovviamente come sempre con la matita, utilizzerò un eyeliner pencil nero e un pennellino piccolo a lingua di gatto. Stavo qui prima, ok, e comincio come sempre a definire la mia forma. Definendo meglio la nostra forma con la matita, ovviamente riusciamo ad applicare in modo più semplice gli ombretti perché abbiamo già tutti i tratti che ci aiutano. Quindi abbiamo questa forma ben precisa, praticamente la palpebra mobile che abbiamo lasciato completamente nuda e poi la palpebra fissa un po' più definita e abbiamo già cambiato la nostra forma dell'occhio. E adesso procediamo con l'applicazione degli ombretti. Allora, come applicazione degli ombretti oggi mi sono aiutata solo con un'unica palettina, che è questa della Sleek, che si chiama The Original, che è praticamente una delle prime che è uscita da loro e che ha tutti questi colori qui, è molto colorata, molto spiritosa. Io ho utilizzato i due blu, il viola, il rosa e l'oro. Allora, cominciamo con l'applicazione. Prendo un pennellino a setole abbastanza morbide da sfumatura e prendo il colore più chiaro dei blu, questo qui. E comincio ad applicarlo in modo molto soffice e andando con questo colore, diciamo, più in alto possibile, perché questo è il colore più chiaro e quello che si estende al meglio e più in alto. Con il pennellino della linea base della ELF, quello fatto a C, applico lo stesso colore sfumandolo di sotto. Adesso prendo il cream
crease brush, penso, sì, della linea base della Elf, e prendo il colore blu più scuro, che è questo qui, della palettina, e vado a ripassare in modo più stretto, ovviamente questo pennellino a punta, il colore tenendomi sempre quella sagoma che ho predefinito. Così, e risfumo sempre il colore perché ovviamente mi si è formata una riga leggermente netta e voi sapete che a me i tratti netti non piacciono, a meno che non si tratti di un trucco grafico, e lo risfumo leggermente. Così il colore si fonde uniformemente nell'altro colore. Perfetto, adesso mi aiuto con un pennellino piatto a lingua di gatto, questo io l'ho comprato dalla SMA, è un pennellino che è di loro, e prendo questo bellissimo colore viola che andrò ad applicare nella prima parte della palpebra mobile, poi il rosa che andrà nella seconda parte, e l'angolo interno lo andrò ad illuminare con questo oro. Lavoro con il colore riprendendo sempre la forma dell'arco che ho formato, stendo con l'altra parte del pennello il colore rosa, il colore oro da bagnato, bagno leggermente il pennello con un po' di acqua termale e lo vado a stendere per formare un punto luce molto intenso. Poi prendo con un pennello grande lo stesso oro che ho applicato nella parte dell'angolo interno e lo vado a stendere senza bagnarlo sotto l'arcata sopraccigliare e lo fondo perfettamente con il colore turchese. Questo mi illumina la mia parte del sotto il sopracciglio e mi va anche a uniformare il colore sotto. Così. Perfetto, e adesso vado a lavorare con un eyeliner. Prendo un eyeliner nero e vado a ripassare la mia forma per renderla leggermente più precisa. E lo vado a sfumare leggermente con un pennellino pulito e semmai posso sporcare la punta del pennello con un colore nero opaco, un ombretto. Genio. Poi all'interno dell'occhio, all'interno della mia rima dell'occhio, stendo una matita viola. E applico le ciglia finte. Allora, siamo pronti per applicare gli strass. Ovviamente io mi avvalgo degli strass molto molto piccolini, potete acquistarli o nei negozietti che vendono i prodotti per la cura delle unghie, oppure ordinarli su eBay, oppure andare in merceria a prendere. Io ho preso gli Swarovski, sono gli ordinati da eBay. Sono degli strass piccolissimi, questi credo che siano di forse 2 o 3 mm massimo, 3 mm credo. Ecco, allora praticamente con quale criterio io li applico? Noi li possiamo applicare come ci pare, però ovviamente io per la mia forma dell'occhio ritengo sempre che la forma che a me sta meglio in assoluto è una forma leggermente tirata verso l'alto. Quindi anche con gli strass cerchiamo di riprendere la stessa linea, quindi di non metterli a caso, metterli in una direzione che in qualche modo ci dà effetto che vogliamo creare all'occhio. Se lo vogliamo alzare, magari stenderli leggermente più in qua e quindi l'occhio viene più tondo. Se lo vogliamo tirare proprio da gatta, quindi stenderli magari a triangolino così, io li tiro verso di qua perché la linea diagonale mi alza leggermente l'occhio e me lo fa sembrare un pochino più grande, un po' più aperto, e comunque me lo allungo anche leggermente perché sono tanto piccoli. Quindi io mi sono disegnata questo diciamo triangoletto, e ovviamente questa direzione riprende, eccolo qui, che si forma proprio una riga che possiamo tracciare. Io nello stesso modo vado a lavorare di qua, quindi mi prenderò un po' di colla per le ciglia finte, utilizzo la Duo,
ho la pinzetta per le sopracciglia che è fatta a punto, però può esserci anche semplicemente uno stuzzicadenti. Vado a prelevare un po' di prodotto e lo vado a mettere esattamente nella forma come se fosse un triangolino. Capire che gli strass li dobbiamo fissare, diciamo, i punti almeno principali li dobbiamo tracciare quando abbiamo gli occhi aperti, perché non ci devono dar fastidio, quindi non li andiamo a fissare qui dove magari sbattiamo l'occhio e ci dà un po' fastidio. Cerchiamo di fissarli nei punti dove l'occhio rimane sempre aperto, o da chiuso o da aperto, non ci dà assolutamente nessun fastidio. Sì, siamo completamente pronti. Penso che l'effetto è molto bello perché ci dà quest'aria un po' veramente di magia con questo interno occhio così tanto illuminato, così tanto brillante, e con questo esterno ovviamente lo stesso molto molto luccicoso. Non so, io lo trovo veramente tanto da festa. Poi comunque essendo dei trasparenti e tutto, a me mi danno proprio l'aria di qualcosa di sì, molto particolare, ma che comunque rimane tanto tanto, che sta proprio bene alla mia forma dell'occhio, non mi modifica lo sguardo in qualche modo. Dell'atelier a colore molto acceso, prendo un pennellino per l'applicazione del fondotinta e me lo vado a stendere grossolanamente così sugli zigomi. Allora, per le labbra ho utilizzato sempre un colore abbastanza vivace. Ho fatto il contorno con un colore fucsia molto scuro nell'atelier, è il numero 16. E poi sopra ci ho applicato, quando ho steso molto bene il contorno, l'ho sfumato anche all'interno per aumentare la dorata. Ho applicato il Full Fuchsia, un rossetto di MAC, è un rossetto bellissimo, molto molto acceso, un fucsia proprio pieno. E poi sopra al centro ho applicato leggermente questo gloss di Milani con qualche glitter all'interno molto molto fino. E questo è il risultato finale, spero che vi piaccia e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!